Buongiorno a tutti ragazzi e buon sabato e soprattutto benvenuti in questo nuovo format che porterò adesso, da adesso in poi, su questo canale ogni fine settimana. Mi trovo sulla pagina di IGN e oggi si parla di licenziamenti, ragazzi. La cosa che mi ha fatto un po' sorridere è il fatto che si parla ancora di Electronic Arts. Vabbè, o comunque in questo caso si aggiunge Electronic Arts alla sfilza di licenziamenti che sono stati fatti negli ultimi mesi nel mondo dell'industria del gaming. Ma comunque guardiamo l'articolo perché comunque è interessante. Electronic Arts ha annunciato che anche loro stanno affrontando un massiccio taglio di personale con l'intenzione di licenziare il 5% del personale globale complessivo, ovvero circa 670 individui. Una bazzeccola, eh? In una nota inviata oggi al personale, il CEO Andrew Wilson ha dichiarato che Electronic Arts sta reagendo a una trasformazione accelerata dell'industria in cui le esigenze e le motivazioni dei giocatori sono cambiate significativamente. Ah, anche le esigenze di Electronic Arts a questo punto. In modo cruciale, Electronic Arts ha anche dichiarato di abbandonare lo sviluppo di futuri IP con licenza. Attualmente Electronic Arts ha diversi giochi confermati su Star Wars e Marvel in sviluppo, tra cui un terzo gioco Jedi, Black Panther e Iron Man. Sì, vorrei più che altro anche vedere qualcosa magari di queste cose in sviluppo, visto che cancellano, partono in quarta e poi cancellano tutto. Comunque vabbè, andiamo avanti. Abbiamo appreso in seguito che Electronic Arts sta cancellando il gioco sparatutto in prima persona di Star Wars, sviluppato da Respawn, annunciato l'anno scorso ma non ancora completamente rivelato. Guardate ragazzi, spero fosse un titolo brutto obiettivamente per dare a Electronic Arts questa motivazione. Comunque andiamo avanti onestamente. Secondo Wilson, Electronic Arts rafforzerà le proprie IP, gli sport e le comunità online Massive. E sebbene Wilson non abbia fornito dettagli su quali giochi saranno interrotti, Electronic Arts ha già annunciato la chiusura di due giochi per dispositivi mobile: F1 Mobile Racing e MLB Tap Sports. Mai sentiti, onestamente. Vabbè, comunque, questo maggiore focus ci consente di stimolare la creatività, accelerare l'innovazione e concentrarci sulle nostre migliori opportunità, comprese le nostre IP, gli sport e le comunità online Massive, per offrire l'intrattenimento che i giocatori desiderano oggi e domani. Infine, stiamo razionalizzando le operazioni della nostra azienda per offrire esperienze più profonde e connesse per i fan ovunque, che costruiscono comunità, plasmino la cultura e alimentino il fandom. Cioè, l'unica cosa di accelerato che vedo in questo momento è la velocità con il quale è riuscita a licenziare le persone, comunque al di là del fatto, e poi la cancellazione di potenziali IP che magari potrebbero anche risultare interessanti nel corso del tempo. Comunque, se lo dice il signor Wilson, ci crediamo, che dite ragazzi? IGN comprende che questi licenziamenti avranno un impatto su diverse squadre, o team più che altro, di Electronic Arts, influenzando principalmente i team di supporto. Mentre alcuni sviluppatori saranno anch'essi colpiti, Electronic Arts spera principalmente di spostarli da progetti cancellati ad altri team. Spera! Quindi non c'è la certezza che questi finiscano a lavorare da un'altra parte. Secondo Wilson, queste modifiche stanno già venendo comunicate e saranno largamente completate entro il prossimo trimestre. Capisco che questa creerà incertezza, è abbastanza, e sarà impegnativo per molti che hanno lavorato con dedizione e passione e hanno dato importanti contributi alla nostra azienda, ha scritto Wilson. Sebbene non ogni squadra sarà colpita, questa è la parte più difficile di questi cambiamenti e abbiamo considerato attentamente ogni opzione per cercare di limitare gli impatti sui nostri team. Il nostro obiettivo principale è fornire ai membri del team opportunità per trovare nuovi ruoli e percorsi per passare ad altri progetti. Dove ciò non è possibile, supporteremo e lavoreremo con ogni collega con la massima attenzione, cura e rispetto. Sì, vabbè, sembra quasi una pseudo supercazzola per quanto mi riguarda la serie. Vabbè, questo è il mio punto di vista, ragazzi, per quanto mi riguarda. Onestamente non mi sarei mai aspettato di vedere un trattamento di questo tipo. Comunque, vabbè. Diciamo che ultimamente non è solo per Electronic Arts. In generale un trattamento di questo tipo nel campo dell'industria del gaming. Cioè, vedere licenziate così tante persone. E infatti andiamo avanti nell'articolo perché la cosa viene spiegata adesso.
un altro colpo per l'industria dei videogiochi, cioè sapere che vengono licenziate un sacco di persone così solamente per probabilmente per contenere dei costi o per fare altre scelte, onestamente non è il massimo della vita per quanto mi riguarda. Dal mio punto di vista, quando un'azienda comincia a licenziare delle persone per contenere dei costi o per fare delle manovre particolari, vuol dire che le cose non stanno andando tanto bene, molto semplice, cioè, è matematica, ragazzi. Questo segna un altro grave colpo per l'industria dei videogiochi, dopo un anno e mezzo di continui licenziamenti di massa in studi di tutte le dimensioni. I tagli hanno coinvolto circa 10.000 sviluppatori nel 2023 e stanno avvicinandosi agli 8.000 solo nei primi due mesi del 2024. Proprio la scorsa settimana PlayStation ha licenziato 900 dipendenti della serie Buongiorno e chiuso il suo studio di Londra, mentre The Good Fabric ha chiuso e Supermassive ha licenziato 90 persone. Sebbene molti abbiano suggerito che questa ondata di tagli di massa stia avvenendo a causa di una spesa eccessiva e di una sovrassunzione durante la pandemia di Covid-19, gli sviluppatori di videogiochi hanno suggerito una miriade di altre ragioni per cui questo continua ad accadere. Non penso che la cosa dipenda solo soltanto dal fatto che abbiano assunto durante il periodo di Covid, anche perché una sovrassunzione durante la pandemia, la maggior parte della gente poi stava a casa, di conseguenza non capisco. Questo includono decisioni di investimento scadenti da parte dei leader aziendali, difficoltà legate alla crescente dimensione portata e spesa per la realizzazione dei giochi e una mancanza di pianificazione a lungo termine per le fluttuazioni del settore dei videogiochi. Comunque ragazzi, fatemi sapere la vostra a proposito di questo in particolare articolo, ma in particolare di questa situazione che si sta verificando, perché onestamente non è il massimo della vita per quello che sta succedendo. Quindi ragazzi, se da una parte si parla di licenziamenti di massa in diverse aziende, dalla parte di Rockstar invece succedono cose letteralmente opposte. Cioè i lavoratori sono spinti a lavorare più del dovuto, rischiando addirittura il crunch. Ma vediamo l'articolo, sempre su IGN. Gli sviluppatori di Rockstar hanno criticato la decisione dell'azienda di obbligare il personale a tornare in ufficio 5 giorni alla settimana per concludere i lavori su GTA 6. Questa settimana Rockstar ha notificato al personale l'ordine di tornare in ufficio che dovrebbe iniziare ad aprile, affermando che ciò era necessario per completare lo sviluppo di GTA 6, a livello di qualità e rifinitura che sappiamo essere richiesto, e per mitigare violazioni della sicurezza. GTA 6 è sviluppato principalmente presso il Rockstar North a Edimburgo, Scozia, anche se il supporto proviene da diversi altri studi Rockstar nel Regno Unito e nel mondo. Ora l'Independent Workers Union of Great Britain, che rappresenta gli sviluppatori di videogiochi nel Regno Unito, ha criticato pubblicamente Rockstar per questa decisione e ha pubblicato testimonianze da sviluppatori attuali che avvertono come avrà un impatto significativo sul loro benessere. Chiaramente, il crunch inevitabilmente va a inficiare non solo negativamente sulla salute dei lavoratori, ma va a inficiare negativamente anche sulla qualità del prodotto finale, quindi su GTA 6. E spero che questa cosa non si trasformi con il passare del tempo in un crunch necessario per poter finire i lavori prima che il gioco possa uscire. Comunque, andiamo avanti. Secondo l'IVGB, cioè quello di prima, l'anno scorso 170 lavoratori di Rockstar Games nel Regno Unito hanno firmato una petizione contraria al lavoro obbligatorio in ufficio per 3 giorni alla settimana. Ora i lavoratori accusano Rockstar di promesse disattese e si sono detti preoccupati per la salute, le responsabilità familiari, gli arrangiamenti di vita e un aumento del rischio di straordinari, quindi eccoli qua, i crunch. Alcuni lavoratori hanno dichiarato di aver spostato le loro vite più lontano dalle sedi degli studi e che ora dovrebbero invertire questa situazione in meno di 6 settimane per adeguarsi alle richieste di Rockstar. Rockstar non ha ancora rilasciato commenti, immaginavo. L'IVGB afferma che Rockstar aveva garantito che sarebbero rimaste opzioni di lavoro flessibili in un'email aziendale che diceva, ecco appunto, questo non è il nostro primo passo verso i 5 giorni alla settimana. Nessuno vuole tornare al vecchio modo di lavorare. L'IVGB ha proseguito affermando che la dirigenza di Rockstar finora ha rifiutato di confrontarsi con i lavori sulla questione e staccherà la spina all'accesso remoto alla tecnologia il 15 aprile. Ragazzi, è una situazione
globale questa, una situazione negativa in generale per l'industria del gaming, perché stanno succedendo cose negative da una parte e dall'altra. Da una parte si licenziano persone, come ho già detto prima, dall'altra quelli che sono al lavoro su progetti molto importanti, come in questo caso GTA 6, si trovano in condizioni di lavoro davvero precarie. E non è una novità, non è una novità, perché potrei dire che le cose sono sempre state, si sono sempre sviluppate in questo modo nel corso di tanti anni. Comunque, nel frattempo GTA 6 dovrebbe essere lanciato in qualche momento nel 2025 su PlayStation 5, Xbox Serie X ed S. Alcuni prevedono che diventerà il videogioco più venduto di tutti i tempi, dopo che il suo trailer di debutto ha stabilito un record di visualizzazioni. Un record soprattutto per il fatto che GTA 5 è stato il titolo più abusato di casa Rockstar fino ad oggi. Però vabbè, diciamo che c'era un hype smodato per il fatto che il fattore novità ovviamente adesso per GTA 6 è imperante. Onestamente anch'io muoio dalla curiosità per vedere che cosa ha combinato Rockstar con GTA 6. Ragazzi, questo è tutto per le notizie di oggi. Oggi si parlava di notizie abbastanza brutte per quanto mi riguarda. Comunque, noi ci vediamo alla prossima settimana e mi raccomando, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e mettete un bel like. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.